Salve, buongiorno, sono Agostino Iacobucci, lo chef dei Portici di Bologna e oggi vi presenteremo i babà a tre lievitazioni. Iniziamo con gli ingredienti: farina manitoba, caputo, zucchero, lievito, uova, burro, sale e aromi naturali. Adesso uniamo la farina, lo zucchero e il lievito e le uova. Con l'aiuto di un gancio incominciamo a impastare. Il primo step, che è l'unione di farina, zucchero, lievito e uova. Il primo step lo abbiamo fatto e abbiamo già un impasto gordoso, liscio e compatto. Lo giriamo, gli diamo un po' di ossigenazione, lo ossigeniamo. L'ossigenazione serve ad avere queste bolle d'aria che ci sono all'interno. Una volta che l'abbiamo ossigenato, lo rimettiamo un'altra volta dentro alla planetaria. Adesso uniamo il restante della farina dentro e lo zucchero. Con l'aiuto di una pellicola chiudiamo la planetaria e la lasciamo lievitare per circa un'ora. Dopo un'ora di lievitazione abbiamo il volume che è cresciuto due volte rispetto alla base iniziale che abbiamo impastato inizialmente. Adesso lo rimpastiamo, man mano che prende la corda ci aggiungiamo le uova, una alla volta. Con la farina e lo zucchero che abbiamo messo in secondo step, l'abbiamo fatto riprendere la sua corda. Uniamo le uova una alla volta, con una velocità molto lenta, perché sennò rischiamo di far surriscaldare l'impasto. Rimettiamo l'impasto sopra al banco, così lo facciamo riossigenare un'altra volta di nuovo. Vediamo un impasto uguale a quello di prima, con una forma molto elastica e compatto. Ci rifacciamo la ossigenazione. Con questo movimento incorporiamo aria all'interno, facciamo l'ultimo passaggio e lo rimettiamo a lievitare. Eccolo qua. Dopo che l'abbiamo ossigenato, rimettiamo l'impasto dentro una bacinella e lo facciamo lievitare per circa un'oretta. Adesso prendiamo il burro tagliato a pezzetti, lo mettiamo dentro alla planetaria con del sale e lo montiamo. Nel mio babà il burro è montato. Vediamo che il burro si incomincia a cambiare colore, si monta e aggiungiamo pian piano il burro di cacao sciolto a microonde. Dopo che abbiamo montato il burro lo uniamo dentro una bacinella. Poi prendiamo il babà che abbiamo fatto lievitare e lo uniamo dentro la planetaria. Abbiamo visto che il volume si è duplicato. Lo rimettiamo sotto la macchina, lo rimpastiamo a una velocità moderata. Dopo che l'impasto è diventato un altro gordoso, uniamo un po' alla volta il burro montato. Facciamo incorporare piano piano il burro al composto. Dopo che il burro è stato incorporato, incominciamo ad aggiungere un uovo alla volta, che sarebbero la restante delle uova che abbiamo preso inizialmente, che le abbiamo suddivise in tre step. Dopo che abbiamo messo l'ultimo uovo, mettiamo a 3 come velocità e facciamo prendere tutto il composto. Adesso imburriamo con gli stampi e questo è il babà finale. Lo facciamo l'ultima ossigenazione, lo smorziamo tipo come vogliamo fare con le mozzarelle. Dopo che abbiamo riempito gli stampi, li mettiamo a lievitare per un'altra oretta e poi li cucineremo a 200 gradi per 10 minuti. Dopo che il babà è lievitato, l'abbiamo cotto a 200 gradi per 10 minuti. Lo sformiamo
e lo facciamo raffreddare. Dopo prepariamo una bagna fatta con acqua, zucchero, scorzette di arance, scorzette di limone e chiodi di garofano. Lo facciamo bollire, lo facciamo raffreddare e ci aggiungiamo il rum, che è una selezione di rum che facciamo noi. Uniamo i babà all'interno e vediamo che il babà incomincia a incorporare la bagna. Lo lasciamo per pochi minuti e lo mettiamo a scolare. Dopo strizziamo il babà in questo modo. Il babà, dove togliamo il liquido in più, e vediamo che il babà ritorna alla stessa forma perché la lievitazione è perfetta. Il babà deve essere una spugna, quando si strizza deve ritornare alla sua forma. Glassiamo il babà con una glassa di albicocca. Prendiamo il piatto di portata, mettiamo una riduzione di frutti rossi, il babà è un doppio latte fatto da latte e panna e limone e dei frutti di bosco. Ecco i babà 3 lievitazione.